Questa mostra è la realizzazione di un sogno di un grande artista, di un grande fotografo, che ha saputo reinterpretare la fotografia trasformando le fotografie in opere d'arte. Ed è per questo che viene ospitata l'Arsenale, che generalmente non ospita fotografia perché abbiamo altri siti espositivi per la fotografia. Ma qui la fotografia fa un salto in avanti, diventa arte, arte contemporanea. Non a caso è stato citato Burri, potremmo pensare anche ai tagli di Fontana, potremmo pensare a tante altre cose. Sicuramente c'è un intervento umano che non è solamente la ricezione dell'immagine, ma l'interpretazione dell'immagine. L'Arsenale è ormai diventato, da dopo il Covid, un punto di riferimento per la cultura di tutta la provincia, con delle mostre veramente importanti, ma soprattutto l'Arsenale è il punto di partenza di quello che noi definiamo Iseo, che diventerà una città d'arte. Cosa vuol dire? Abbiamo già avuto il maestro Carta con le sue numerose sculture, abbiamo avuto anche l'anno scorso questa stessa identica idea di riempire il paese di sculture, e quest'anno proseguiremo, perché Iseo ha delle zone storiche che vanno valorizzate e una scultura inserita in un tessuto urbano già di per sé stesso molto bello non fa che valorizzare l'opera d'arte e il tessuto urbano, e continueremo così. Quest'anno poi avremo una mostra veramente molto molto importante, e che sicuramente è di un artista a livello mondiale. Beh, innanzitutto un grazie a MS Channel, canale Sky 814, diffusione nazionale, a Video Brescia, a Roberto Barucco Editoria e a tutti i social che segue. Una mostra questa che si intitola Brulure, è curata da mio padre Giuseppe Prandelli con la mia collaborazione. Brulure perché? Brulure significa bruciature. Bruciature perché l'autore Domenico Parigi utilizzava dei supporti molto particolari, ovvero dei negativi in bianco e nero e dei negativi a colori, oltre che delle diapositive, e li lavorava con il fuoco, li lavorava con i tagli, li lavorava con punte acuminate. A questo punto nel percorso artistico entrava anche mio padre, con cui Domenico scannerizzava tutte le opere che magicamente assumevano un proprio contorno, una propria personalità. Vi sono delle donne, vi sono delle crocifissioni, vi sono dei cristi, vi sono degli autoritratti. La scelta dell'artista Parigi è stata quella di stampare le immagini su carta metallizzata, quindi per avere questi colori così intensi, così forti, che a volte portano alla disgregazione dell'immagine, che a volte portano a una esplosione di sentimenti. Quindi davvero io credo che queste 39 opere esposte in Palazzo Arsenale siano assolutamente da vedere. Altra cosa, chi era Domenico Parigi? Domenico Parigi era un capriolese, ci ha fatto un brutto scherzo. Lui era molto legato alla mia famiglia, veniva quasi tutti i giorni perché si confrontava con mio padre, ci raccontava delle sue idee, dei suoi nuovi progetti. Poi 4 anni fa, alla vigilia di Natale, ci ha fatto un brutto scherzo ed è andato, io dico, a sbruciacchiare le stelle, è salito in cielo, e quindi questo, diciamo, è coronare il suo più grande desiderio, perché avrebbe sempre voluto esporre all'ente Arsenale. Lui era un semplice lavoratore capriolese, ma era un grandissimo conoscitore dell'arte contemporanea, amava in particolar modo la Francia, per questo il titolo Brûlure, bruciature in francese. Ha fatto tantissime serie di opere, è molto noto per esempio per quella dedicata a Marilyn Monroe, che è stata celebrata da uno dei più grandi giornali di fotografia italiana, Laika Magazine, ma ha fatto anche altre mostre come quella dedicata alle donne e ai fiori, ed ha lavorato moltissimo con le fotografie istantanee, ottenendo davvero dei risultati incredibili. Quindi cosa dire, siete tutti invitati a vedere questa magnifica mostra a Palazzo Arsenale, e doveroso un grazie al CDA di Arsenale di Iseo e al Comune di Iseo. Grazie a tutti e vi aspettiamo. Sono Giulia Lorini, in qualità di segretaria della Fondazione L'Arsenale qui di Iseo. Vi aspettiamo logicamente a visitare questa mostra a ingresso gratuito. Siamo in centro storico qui a Iseo, dopo Piazza Garibaldi, vicino al Comune.
E gli orari di apertura saranno il giovedì e il venerdì pomeriggio dalle 15 alle 18, il sabato e la domenica i festivi dalle 10 e mezza alle 12 e mezza e sempre dalle 15 alle 18, quindi vi aspettiamo.